Sono Brit Moran, sono il cofondatore di More Studio. Io sono Emiliano Salci, anch'io sono il fondatore di More Studio e mi occupo della direzione artistica totale. Sicuramente lungo il percorso ci sono stati diversi progetti che ci hanno aiutato ad arrivare dove siamo ad oggi. Siamo arrivati qua grazie sicuramente al Grand Hotel, la ristrutturazione che abbiamo fatto insieme a loro. Ovviamente anche lo spazio in Solferino che abbiamo preso ci ha dato una grande spinta verso un posizionamento molto importante. Quando abbiamo inaugurato il More Studio, era quindi 20 anni fa, il design era molto molto piatto, era molto minimalista, questo rigore bianco, grigio e nero, molto industrial design. Quindi abbiamo messo alla luce lo sbagliato, l'errore voluto di un'imperfezione di situazioni abitative, quasi cinematografiche se vogliamo. Quindi abbiamo dato vita ai colori. Allora, sicuramente noi giochiamo tantissimo sulla contaminazione all'interno dei nostri progetti, all'interno di tutto quello che noi facciamo, per cui quando ci è stato proposto da Sotheby's di fare un'asta utilizzando anche pezzi cioè fotografie, anche parte delle sculture africane, Oceania, molto interessante per noi proprio per creare questo dialogo tra pezzi più contemporanei, pezzi più di culture diverse da queste che utilizziamo noi di solito, cioè proprio quello che noi cerchiamo sempre da fare, fa parte del DNA di More, è mescolare il più possibile le cose tra di loro per creare quasi una stanza del viaggiatore, perché quello che noi cerchiamo sempre di fare è creare queste atmosfere che ricordano un accumulo di cose che magari uno trova mentre sta viaggiando. E quindi abbiamo in pratica ricomposto, creato un deseo di set, diciamo, un po' più ambientati, anche perché un po' creando, dato che molti pezzi sono realtà di Dimore Milano, che sono della nostra produzione, quindi contemporanei, anche se hanno sempre quell'occhio sulla memoria, quindi per noi si intrecciano le passioni, i ricordi in realtà, non stiamo a valutare un progetto mixandolo perché quello è coerente o per stile o per epoca. A noi proprio la coerenza invece è data dall'entusiasmo o dalla passione interna.